Hai sempre voluto avviare un'attività in proprio? Hai un'idea che vuoi trasformare in business? In questo video ti racconterò come fare. Ho scoperto 9 cose che tutti gli imprenditori di successo fanno quando vogliono avviare una propria attività. Se segui questi step, la probabilità di farcela aumenterà. Questa guida ti indicherà i 9 step da seguire per avviare una tua attività e metterti in proprio. I passi che ho usato io stessa per mettermi in proprio e lasciare un lavoro da dipendente a tempo indeterminato. La primissima cosa da fare è tanto semplice, tanto difficile da fare, cioè iniziare a fare prima ancora di aprire la partita IVA, prima ancora per esempio di lasciare il proprio lavoro. Cioè, nella pratica dovresti iniziare a lavorare sul tuo brand, sulla tua attività, prima ancora di lasciare tutto il resto. Come se già avessi un tuo business. Ti faccio un esempio. Io, quando ancora lavoravo come indipendente a tempo pieno, mi alzavo alle 5 di mattina per avere almeno 2 ore per lavorare ai miei obiettivi. Questo mi serviva per diversi motivi, sia perché col tempo ho potuto capire effettivamente se c'era mercato per la mia idea, se effettivamente mi piaceva quello che volevo fare, perché nella pratica, finché non lo fai, è difficile capire se è quello che desideri davvero. Potrebbe piacerti l'idea, però poi ci sono comunque altre difficoltà nel mettersi in proprio. Quindi capire queste difficoltà prima di fare il passo è fondamentale. Altra cosa super fondamentale è avere una propria visione e una propria missione. Che cos'è la visione? Avere una visione di lungo periodo di chi cosa vuoi raggiungere. Per esempio, una domanda a cui potresti rispondere in merito alla tua visione è la domanda che molte volte fanno nei colloqui, che in quel caso non ritengo fondamentale, ma in questo caso sì. Come ti vedi tra 10 anni? Devi sognare però in grande, quindi se sogni una casa al mare con piscina, un lavoro per te, 5 dipendenti, o puoi lavorare da qualsiasi parte del mondo, oppure ancora goderti la famiglia e lavorare solo poche ore al giorno, non c'è una visione che vada bene per tutti. È la tua visione e per raggiungerla e per fare degli step che ti portino in quella direzione devi prima capire effettivamente dove vuoi essere tra 10 anni, solo così potrai avvicinarti. Ho iniziato un bel po' di anni fa, più di 4 anni fa, a pensare di volermi mettere in proprio, non lavorare più tantissime ore al giorno per riuscire a godermi di più la famiglia e guadagnare gestendo il mio tempo come desideravo. Ovviamente non è stato facile e ci sono stati dei momenti in cui guadagnavo di meno che da dipendente, però avendo quella visione ho potuto fare degli step per avvicinarmi. Prima ho iniziato a lavorare al mio progetto quando ancora ero dipendente a tempo pieno, poi da un tempo pieno sono riuscita a cambiare lavoro e avere un part-time e poi successivamente col tempo sono passati anni, ho lasciato il posto da dipendente e questo l'ho potuto fare perché avevo una visione, avevo degli step che mi portavano nel tempo ad avvicinarmi a quella visione. Per missione invece cosa si intende? La missione è quello che ti guida, che cos'è che vuoi dare agli altri, come vuoi aiutare gli altri, sia le grandi marche, sia i personal brand. Nel mio caso è un personal brand in quanto utilizzo il mio nome e cognome, vendo i miei servizi perché ci sono io nei miei video, per esempio per quanto riguarda Chiara Ferragni, anche quello è un personal brand, per farti ovviamente un esempio. E la missione è fondamentale perché non sarà sempre tutto facile ed è qualcosa che ti guida. Questo non vuol dire che la tua missione debba essere per forza cambiare il mondo e sconfiggere la fame nel mondo. Si può avere una missione anche se, per esempio, hai un'attività creativa. Per esempio, se sei un graphic designer, potresti voler dare vita e aiutare chi ha un proprio brand a realizzarlo con un logo che li caratterizza e che evidenzia l'essenza del brand. Questo è un esempio per dire che ognuno ha la propria missione. Per esempio, nel mio caso, la mia missione è aiutare donne e uomini a guadagnare di più, gestire al meglio i soldi, gestire le proprie finanze e crescere un proprio business. Tu
a seconda dei tuoi casi, potresti avere una missione differente. Altro step fondamentale è definire degli obiettivi chiari, quindi non voglio lasciare il posto da dipendente, stop, oppure voglio mettermi in proprio, stop, ma per esempio voglio riuscire a guadagnare il primo anno X euro, tra 3 anni X euro, tra 5 anni X euro, per avere un obiettivo chiaro da raggiungere e poi definire gli step esatti per raggiungere quell'obiettivo. Altra cosa fondamentale è creare il tuo personal brand, se è un brand personale, e cioè nel dettaglio delineare quali sono i tuoi punti di forza, quali sono i tuoi valori, perché le persone dovrebbero scegliere te rispetto che gli altri, creare una tua offerta differenziata rispetto ai potenziali concorrenti. Ho un percorso di personal branding che puoi seguire con me e puoi cliccare nel link in basso al video per fare questo percorso e creare il tuo personal brand insieme a me. Puoi creare il tuo personal brand anche se per esempio crei dei prodotti fisici, perché per differenziarti da grandi aziende l'unica cosa che hai, o una delle cose che hai di diversa, è te stesso. Nessuno è come te, e quindi far prevalere la tua personalità è un qualcosa che ti può aiutare nella creazione del tuo brand. Altra cosa super fondamentale è definire il tuo cliente ideale, definirlo nel dettaglio, cioè che età, se uomo o donna, quanti anni ha, che cosa fa nella vita, quali sono i suoi bisogni, quali sono le sue paure, i suoi desideri, perché questo ti aiuterà poi a creare dei contenuti che attirino proprio quel cliente, perché tu non vuoi lavorare con clienti che ti facciano odiare quello che fai. Se hai deciso di metterti in proprio è per migliorare la tua vita, e per fare questo allora è importante definire il proprio cliente ideale. Altra cosa super fondamentale è avere una strategia di business. Come vuoi guadagnare? Qual è il tuo modello di business? Hai fatto un piano marketing? Tutto questo lo puoi definire in un percorso con me cliccando nel link in basso al video. Puoi farlo a prescindere, però devi farlo. Mi interessa che lo fai, perché se non hai un piano definito, non sai esattamente come guadagnerai, o pensi all'incirca quasi che farai in un determinato modo, o come si evolverà il tuo business. Per esempio, nel mio caso, all'inizio ho iniziato a guadagnare con i video di YouTube, poi ho incominciato a fare consulenze, poi dei percorsi, poi ho creato dei corsi online, poi ho incominciato a lavorare con i brand. Sono tutti step che io avevo immaginato nel mio modello di business, e piano piano ho fatto degli step per realizzare tutto questo. Offerte: cosa venderai? Cosa offrirai ai tuoi clienti? Prodotti fisici, prodotti digitali, servizi? Perché le persone dovrebbero scegliere te? Queste sono delle domande da farsi e da definire prima ancora di mettersi in proprio. Delegare è fondamentale. Io non l'ho fatto subito, io su questo sono stata super carente ed è una delle cose che ho sbagliato. Delegare è fondamentale, anche se non ti sembra oggi di avere i soldi per delegare, è importante capire però quali competenze hai bisogno per far crescere il tuo business, quanto ti può costare un determinato servizio, per scrivere tutto questo in un piano finanziario. Se non sai come farlo, puoi farlo insieme a me. Comunque è importante che tu lo faccia, quindi capire effettivamente le spese che dovresti avere per raggiungere i tuoi obiettivi, e non si può prescindere dalla delega, perché non puoi fare tutto tu, ok? O comunque sempre tutto tu. Per trovare persone a cui delegare alcune attività ti consiglio Fiverr. In questo sito puoi trovare diverse competenze che ti possano aiutare a far crescere il tuo business senza essere multitasking. Io lo utilizzo e al momento mi sto trovando molto bene. Vendi prima di metterti in proprio. Questo che vuol dire? Non è che dal giorno zero devi aprire la tua partita IVA quando ancora non sai se venderai qualcosa. Puoi aprirla il giorno 5, il giorno 10, quando hai scoperto che effettivamente qualcuno acquista i tuoi prodotti, perché all'inizio non sai se effettivamente le persone compreranno. È un percorso. Prima di aprire la partita IVA e metterti in proprio, fai degli step. Prova a vendere e vedi se è qualcuno interessato al tuo prodotto, qualcuno ti chiede informazioni, se qualcuno acquista. Solo dopo puoi decidere di metterti in proprio, di diventare freelance o creare un tuo business. Spero che questo video ti sia stato utile, ti ho dato tante informazioni che avrei voluto ricevere io prima di mettermi in proprio. Lasciami un commento anche solo per farmi sapere se il video ti è stato utile o per chiedermi qualche informazione
informazione. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!